Allora, sono Elena Lopresti di Identità Insorgenti, siamo a Coma con Enzo Di Paoli dell'associazione Lopi Sister. Noi abbiamo lanciato una mobilitazione insieme per il 24 aprile Save Sibilla, Save Coma, per salvare l'antro della Sibilla Comana, che in questo periodo è in uno stato di degrado, chiuso da 3 anni, inaccessibile da 3 anni. La nostra mobilitazione nasce prima di tutto coinvolgendo tutte le associazioni culturali che si sono mosse anche per la mobilitazione giù le mani da San Gennaro. Il sito di Coma riveste un'importanza eccezionale nel panorama storico occidentale, infatti si tratta della prima colonia greca continentale in Occidente. Su questo problema annoso ormai, l'antro della Sibilla è coinvolto in un degrado statico ormai che col passare del tempo diventa sempre più grande. Il nostro invito è stato rivolto alle associazioni culturali in modo tale che possiamo sensibilizzare le istituzioni nel rivalutare questo luogo così importante. Quindi l'appuntamento al 24 aprile alle 11, scriveremo anche probabilmente una lettera e lanceremo una petizione affinché le istituzioni rispondano a questa nostra richiesta di riaprire l'antro della